Allora, la carrellata continua, omaggio alla donna. Abbiamo anche dei punti di vista medici e mi onoro oggi di intervistare Sara Farnetti, da tutti conosciuta come nutrizionista, ma giustamente mettiamo i puntini su lei. Allora Sara, il tuo intervento di oggi su cosa verterà? Sicuramente l'arte di nutrirsi. L'arte di nutrirsi che cosa è? È l'arte poi di guadagnare salute, e la salute che non è altro che poi l'espressione della bellezza. Non esiste bellezza senza salute, un corpo in salute è bello, quindi la ricerca della bellezza prima di tutto deve avere come obiettivo la ricerca della salute. E ad oggi sappiamo che essere sani, stare bene, sentirsi bene e avere anche una qualità della vita, quindi non solo allungare la vita ma una ottima qualità di vita, si ottiene soltanto e solamente utilizzando gli alimenti giusti. In più possiamo fare movimenti, in più possiamo nutrirci di integratori, possiamo avere uno stile di vita sano, ma se manca ciò che nutre ogni giorno la nostra cellula, i nostri organi, se manca il progetto ormonale del pasto, quindi ogni pasto è in grado di liberare ormoni che poi determinano una reazione, che è quella di farci sentire meglio, essere in forma, dormire meglio, essere più attivi, quindi essere performanti, manca il cuore, perché mancherebbe quello che siamo, cioè il nostro io biologico, quindi mancherebbe all'io biologico quello che dobbiamo fare per mantenerlo in salute. Del resto Sara, lo abbiamo letto nell'elemento brochure che ci ha presentato con il suo intervento di oggi, c'è un binomio eccellente che a me è piaciuto tanto, che nutrirsi bene è un'arte e che essere in salute è bellezza che noi diamo anche agli altri. L'arte di nutrirsi è un'arte antica, ce lo insegna qualcuno prima di noi, ma perché dobbiamo recuperare l'arte di nutrirsi? Perché tante volte noi abbiamo questo atteggiamento erroneo, il cibo diventa uno strumento per essere magri o piuttosto per gratificarsi, invece no, noi quando ci sediamo a tavola dobbiamo fare un atto consapevole. Che cosa significa? Come sapersi vestire, no? Oppure sapersi porre agli altri, c'è tutta un'arte, c'è tutto un cerimoniale, adesso esagerando, ma è proprio questo, ci sediamo a tavola e dobbiamo guardare quel piatto con arte, quindi anche con amore, perché l'arte è anche amore, quindi guardiamo il piatto con amore e dobbiamo rivederci noi stessi, chi siamo prima, quindi taglia giusta, colore giusto, modello giusto, un abito adeguato a noi. Invece mangiamo con velocità, frettolosi, non ci poniamo attenzione, e invece in quel piatto si gioca la partita, perché ripeto, ogni menù è un progetto ormonale e un progetto è arte. Che cos'è l'arte se non un disegno perfetto? Quindi ogni pasto deve disegnare in modo ottimale quello che noi siamo, rappresentarci. Quindi mettiamo l'arte nel piatto, l'attenzione nel nutrirsi bene. Grazie Sara.